Il ritorno della Ferrari era solo un'illusione? La McLaren è rinata? Verstappen è davvero imbattibile? Scopriremo questo e molto altro nel post GP di Silverstone. E per voi, tra l'altro, ho anche una chicca molto interessante, ovvero qualcuno dice che i piloti nel 2026 sul rettilineo dovranno scalare le marce. Un po' tipo quando correvo con la Predator al Mugello che su dall'arrabbiata uno dovevo scalare. Ecco, vi spiegherò il perché. Partiamo subito col riassunto del weekend. NASCAR assunto, 60 secondi a partire da ora. Il weekend di Silverstone fa il pienone con 450.000 persone. Fa il pieno anche di emozioni? Ma ce ne sono state, ma non tantissime. Venerdì, come in Italia, gran caldo. E le Williams in top 5. Sabato invece arriva quella solita pioggerellina inglese che rende le qualifiche caotiche, soprattutto nel Q1. E indovinate un po' chi ci rimette? Ma ovviamente lui, il mitico Checo Perez, che anche stavolta la schianta e non arriva al Q2. Ovviamente primo c'è il solito Max e a sorpresa secondo e terzo le McLaren, poi Ferrari, poi Mercedes. La gara inizia e Norris parte a cannone e si mette in testa. E il pubblico inglese letteralmente esplode, ve lo immaginate? Ovviamente la gioia dura poco perché Verstappen poi lo passa, ma ci ha messo un po' di giri a passarlo. E dato che sono molto amici, che sia mai che magari ha detto dai ti faccio godere qualche giro in più poi me ne vado. A questo punto le McLaren meriterebbero alla grande un doppio podio, anche perché vanno forte. Purtroppo entra una safety e Hamilton ne approfitta, si piazza terzo e Piastri giù dal podio. Vince Verstappen davanti a Norris, Hamilton, Piastri, Russell e in settima posizione Perez che riesce comunque a rimontare. Albon favoloso ottavo e infine chiudono la zona punti le due Ferrari con una gara abbastanza disastrosa. Passiamo quindi ai top 3 e ai flop 3. E iniziando subito dai top, allora io vorrei dare un posto fisso a Verstappen, perché se no parlo sempre di lui e vorrei dare anche spazio agli altri. Quindi Verstappen ha il posto fisso. Tempo indeterminato, bellissimo. Quindi il primo top, McLaren ovviamente. Che spettacolo. Bisogna precisare una cosa, che sin dall'inizio dell'anno la McLaren va forte nelle curve veloci. E vi dirò di più, quando fa freddo riesce a portare le gomme in temperatura molto velocemente. Tipo a Monaco con le intermedie, ecco. E in qualifica cosa c'è stato? Curvoni veloci, quelli ci sono sempre, la pista è quella. Ma c'è stato anche il fresco. Ed ecco quindi che troviamo Norris secondo e Piastri terzo. E la gara poi com'è stata, dato che faceva più caldo? Beh, in realtà in gara non sono stati da meno, perché hanno mantenuto le aspettative, risultando la seconda forza in campo dopo la Red Bull. Dopo la Red Bull con Max Verstappen. Questo quindi dimostra quanto gli aggiornamenti che ha portato McLaren abbiano funzionato alla grande. E non so se vi ricordate all'inizio dell'anno come stava messa la McLaren. Nei test era disastrata. Beh, che dire, in così poco tempo hanno fatto un lavoro eccezionale. Secondo top, a questo punto, ragazzi, se lo merita, Oscar Piastri. Cioè, che Norris sia un top driver lo sappiamo tutti. Quindi quel suo top è scontato, un po' come Verstappen, perché Norris va sempre forte. Quello che io voglio fare oggi è un mea culpa su Piastri, perché nella scorso post GP l'ho un po' smontato. Allora, è vero che in Austria non aveva ancora gli aggiornamenti che Norris aveva, è però anche vero che è andato un po' troppo piano in Austria, un po' troppo in difficoltà, quindi un paio di paroline così se le meritava, ecco. Però oggi a Silverstone Piastri ha volato e soprattutto nelle curve veloci Piastri è sempre volato, anche nelle categorie minori. Ad esempio, se prendiamo una dichiarazione di Andrea Stella che aveva fatto a F1 Nation, Andrea Stella aveva detto che Oscar fa cose speciali nelle curve veloci e ce ne siamo accorti. E poi quella che ha fatto è stata una gara perfetta dove solo la safety alla fine gli ha tolto il podio, perché sennò sarebbe stato suo. Il terzo top di questo weekend è la Williams. Ora, è un weekend speciale per questo, per la Williams, perché loro festeggiano gli 800 Gran Premi in Formula 1. E quindi un weekend positivo ci voleva proprio. E quello cui forse, spero, stiamo assistendo ora è la rinascita di un team che ha fatto la storia della Formula 1. Uno dei team che ha vinto di più in assoluto. E che, per coloro che hanno vissuto la Formula 1 degli anni 80 e 90, è un peccato vederli così indietro oggi. Ecco, quello che mi sembra di vedere è che in maniera umile, senza nascondere le difficoltà e con tanto lavoro, la Williams sta risalendo. Ci avrete fatto caso, Albon è spesso in Q3, a Silverstone ha fatto un garone, con un ottavo posto, ha aiutato anche lui dalla safety, ok, ma strameritato, e Sargent quasi a punti, undicesimo. Quello che fa piacere vedere è anche che James Wolff sembrerebbe essere il timoniere giusto per questa scuderia. Non solo a livello di gestione del team, ma anche a livello politico, perché, pensate un po', James Wolff ha iniziato a spingere per far alzare il budget cap per quelle che sono le spese strutturali. E se pensiamo che il budget cap era proprio pensato per agevolare le scuderie che hanno pochi soldi, mentre qua vogliono investire di più in strutture, beh, staremo a vedere. Passiamo adesso ai tre flop. Ora, incredibile, le due facce della stessa medaglia, no? Verstappen gli darei il posto fisso nei top e Perez meriterebbe il posto fisso nei flop. Però sto giro non ce lo metto perché voglio dare spazio anche agli altri flop. Andiamo col primo flop, che è stata indubbiamente l'Aston Martin. Flop aggravato anche dal fatto che è la loro pista di casa. E in una stagione dove hai fatto una gran figura in ogni gara, arrivare nella gara di casa in cui la gran figura la fanno tutti gli altri inglesi, cioè McLaren e Hamilton, ma non la fate voi, pesa.
Ora, magari sono solo una serie di piste sfortunate in cui non andranno bene. Magari a Budapest vincerà Alonso, chi lo sa. Però tra Barcellona, Austria e Silverstone fanno 3 gare su 4 molto difficili rispetto a quello che ci avevano abituato. E quindi la domanda è: che cosa sta succedendo? Cosa c'è che non funziona? Cioè, saranno gli aggiornamenti che non sono stati al passo con gli altri? O saranno le curve veloci che a loro non piacciono? Insomma, se il mastino Alonso arriva settimo difendendosi, sgomitando a più non posso, qualcosa che non va c'è. Il secondo flop di questo weekend è l'Alfa Tauri. Perché l'Alfa Tauri per questo weekend aveva una lista di aggiornamenti molto importanti e il risultato qual è stato? Deludente. Tutte e due fuori in Q1 al sabato, ma questo lo si può giustificare magari con le condizioni meteo, il casino, eccetera, eccetera. Ma alla domenica Tsunoda e De Vries fanno fatica. Ma la cosa che lascia più perplessi è il fatto che la loro scuderia gemella, cioè la Red Bull, le sta vincendo tutte. E se pensiamo che il motore è lo stesso, il cambio e la sospensione posteriore sono gli stessi, cosa le manca ad Alfa Tauri? Chiaramente non per arrivare al livello della Red Bull, ma per iniziare a concretizzare qualche risultato buono. Il terzo flop a questo punto è inevitabile, la Ferrari. Ora, lo si sapeva, l'avevamo già detto, che Silverstone sarebbe stata difficile per la Ferrari. Cioè, ci sono le curve veloci e c'era anche il vento, quindi le due criptoniti fuse insieme per la Ferrari, ok. Però ci sono un po' di cose da dire. Innanzitutto, vedere Perez e Sainz che si beccano per la posizione in qualifica o per un settimo posto in gara non va bene. Ok, sono piloti, ok, ma è la Ferrari e la Ferrari sta facendo fatica. E se vedi, quando la Mercedes faceva fatica, Hamilton e Russell non si beccavano mai. Secondo, a Silverstone, come nelle altre piste dove ha sofferto, non c'era passo, punto. E siamo sempre lì intorno a quel solito problema, no? A volte ci si avvicina, a volte ci si allontana, però qualifica si va forte, in gara non c'è passo. Ora, non era anni luce lontana da McLaren e Mercedes. Mi fa strano dire McLaren e Mercedes tutto uno dopo l'altro. Mi ricordo i tempi di Hakkinen. Però era comunque la quarta forza in campo. E poi c'è il discorso strategia. Ora, Leclerc dice che non è stata colpa della strategia, cioè non c'era passo, punto. Sainz pure la scagiona. Vasseur dice che non hanno interpretato bene le gomme. Che, ripeto, lì dentro ci sono decine e decine degli ingegneri migliori al mondo, quindi ne sanno molto di più di me e voi messi tutti quanti insieme. Però, proprio perché lì dentro ci sono le migliori persone al mondo, vedere che comunque si ripete ancora lo stesso problema dell'anno scorso, cioè che Ferrari non riesce a identificare, non riesce a capire bene le gomme, è preoccupante. Ricordiamoci l'Ungheria dell'anno scorso. E soprattutto quello che io mi chiedo, e poi magari dico cazzate, perché lì il lavoro lo sanno fare sicuramente meglio di me, però quello che mi chiedo da spettatore è: quando verso fine gara richiami Leclerc ai box per l'ultimo stint e si è visto che le gomme soft stavano funzionando bene su tutti, perché non rischiare di mettergli le soft e vedere come va? Cioè, che cos'hai da perdere? Un punto. Dietro c'era Sainz, no? Quindi l'avrebbe passato quei 2 punti, li avrebbe presi lui. Leclerc magari sarebbe uscito dalla zona punti, ok? Un punto. Boh, è una domanda che mi faccio. Vabbè, ma passiamo a parlare di tecnica, perché qui arriva il Nasca Tech, che in questo episodio sarà molto più corposo perché c'è un argomento molto interessante di cui parlare. Perché nel paddock di Silverstone si è parlato tantissimo delle Power Unit del 2026. Ora, vi faccio un piccolo riassuntino. Allora, in Austria Christian Horner ha lanciato l'allarme, no? E vi faccio il riassunto di quello che ha detto. Lui dice: occhio, perché se teniamo le regole del 2026 così come sono, rischiamo grosso. E cosa rischiano? Cioè, la divisione di potenza 50-50 tra motore termico e motore elettrico potrebbe creare dei mostri di vetture, cioè super pesanti, con un'aerodinamica attiva per non consumare troppo. Quindi ciao DRS, ciao sorpassi, perché tutti scaricano sul rettilineo. L'idea che sta alla base di questa aerodinamica attiva sarebbe fare qualcosa tipo DRS, cioè con le ali che sul rettilineo si scaricano mentre prima di arrivare in curva si rimettono cariche, ok? Per far andare veloce sul dritto e dare grip in curva. Però capite che così, cioè, non c'è più il DRS, quindi ci sono più sorpassi. E soprattutto, sentite qua, i piloti che scaleranno il rettilineo per caricare la batteria. Cioè, mo ci arrivo. A tutto questo risponde Toto Wolff dicendo: Horner ha solo paura che la Red Bull sia indietro col suo programma di motori. Ci può stare, adesso dominano, cambi le carte in tavola, domineranno ancora, sì o no? Boh. Semina il panico solo perché non avranno centrato gli obiettivi. Dissing Horner, Toto Wolff, adoro. Insomma, il discorso è questo, ve lo spiego per bene, e se non avete visto i video sulla Power Unit, ho fatto una serie in cui spiego tutto sulla Power Unit, andate a vederli, ve li ho linkati qui sotto, perché se non capite qualcosa lo troverete tutto spiegato lì. Allora, nel 2026 non ci sarà più l'MGUH. L'MGUH era quel motore elettrico che recuperava energia per ricaricare la batteria dalla turbina, cioè si usava il turbo per ricaricare la batteria, e ne produceva davvero tantissima di energia. Ma quindi perché lo tolgono? Cioè, se recupera così tanta energia e soprattutto è un componente così geniale, perché toglierlo? I motivi sono vari, principalmente stanno nel fatto che è un componente tanto complesso, tanto sofisticato e tanto costoso, e che soprattutto non vedremo probabilmente mai nelle auto stradali. E quindi non è un qualcosa che sviluppi poi per mettere in commercio, perché è veramente troppo complesso e costoso. Al contrario, invece, l'MGUK, che è quella collegata all'albero motore, c'è già nelle auto in commercio, nelle auto ibride.
Quindi dal 2026 ci sarà solo l'MGUK e questo sarà fatto proprio anche per aiutare i nuovi team tipo Audi che entreranno in Formula 1. Quindi via MGUK. Però, dato che vogliono fare 50-50 tra motore termico e motore elettrico, significherà che l'MGUK sarà mostruosamente potente. Si parla di 476 cavalli di potenza, solo elettrica. Quindi ci saranno delle batterie giganti e pesanti? No, la batteria sarà grande uguale. Quindi la fai fuori in un attimo la batteria. Ma qui arriva l'inghippo. Cioè, se vi ricordate nel video sulla Power Unit, io vi ho spiegato che la centralina è programmata da regolamento, in modo tale che l'MGUK possa ricaricare solo metà della batteria per ogni giro. L'altra metà quindi la ricaricava l'MGUH. Ma se non c'è più l'MGUH, come fa l'MGUK a ricaricare tutta la batteria? Ecco, da regolamento l'MGUK del 2026 potrà ricaricare 4 volte e mezzo in più di quanto ricaricava adesso. Ok, quindi, da regolamento, da sola, l'MGUK può ricaricare tutta la batteria in ogni giro. Sì, ma c'è un problema. Cioè, che se l'MGUK recupera l'energia solo dalle frenate, e in un circuito le frenate magari sono poche, come fai a ricaricare tutta la batteria in ogni giro, dato che non c'è più l'MGUH che aiuta? L'unica soluzione possibile è ricaricare la batteria sul rettilineo. Cioè, mentre tu sei lì a gas pieno, cosa succederà? Succederà che l'MGUK, anziché accelerare e aiutarti, ti frenerà. Quindi toglierà potenza al motore per ricaricare la batteria. Il che significa che se il motore termico avrà solo 470 cavalli e tu lo devi pure frenare, cioè sul rettilineo avranno i cavalli di un Formula 4? Sto cercando anch'io di capire, no? Ma al di là di questo, perché Christian Horner dice che i piloti dovranno scalare marcia sul rettilineo? E a questo punto credo proprio per questo motivo, perché se quando sei sul rettilineo lanciato, che hai già raggiunto una buona velocità, in quel momento decidi di voler ricaricare la batteria, allora l'MGUK inizierà a frenarti. Magari sei in ottava marcia, l'ottava marcia non ce la fa più e allora dovrei scalare in settima a gas pieno. Capite? Questo è il primo motivo che mi viene a pensare. E poi magari, chissà, qualcuno si inventerà altre strategie, tipo rettilineo in salita o Rouge Rayon? Magari per farla devi scalare una marcia. Come facevo io con la Predator al Mugello, che poverina con 600 non ce la faceva ad andare su dall'arrabbiata e scalavo. Scalavo col gas giù, eh? Oppure, che ne so, salita di Austin per arrivare alla prima staccata? Nel salitone ricarichi? Non lo so. A questo punto quindi ci chiediamo, la preoccupazione di Horner è realistica, sì o no? Beh, sicuramente sì. Ok, quindi aiuterebbe magari spostare un po' la ripartizione, anziché fare 50-50, magari fare 60% termico, 40% elettrico? Sì, sicuramente. Però ricordiamoci anche che la Formula 1 è sperimentazione e innovazione. E a volte creare delle situazioni strane e difficili da risolvere può far uscire fuori il genio degli ingegneri che inventano qualcosa di nuovo che magari utilizzeremo nelle auto di tutti i giorni. Chi lo sa, staremo a vedere. Ora, poteva essere questo l'argomento too hot to handle, però era molto tech e quindi, come argomento too hot to handle, non so che cacchio dirvi, perché non è che ci siano state grandi scoop notizie in questo weekend. O meglio, c'era Brad Pitt che girava il film sulla Formula 1 con un box apposta fatto per loro e in pratica hanno preso una macchina di Formula 2, l'hanno cambiato solo la carrozzeria e quella la usano per fare proprio le riprese del film. Ma al di là di questo, io la butto lì. Verstappen, le vincerà davvero tutte da qui alla fine? Beh, potrebbero esserci sempre dei problemi tecnici, incidenti, sfighe. E allora io dico, la Red Bull le vincerà tutte da qui alla fine del campionato? Dipende da Perez. Cioè, pensiamoci. Allora, il pilota c'è, Max. La macchina c'è, va forte ovunque. Il motore c'è, non si rompe mai. Quasi mai, cioè, finora. Quindi veramente l'unica cosa che può fermare la Red Bull dal vincere tutte le gare è Sergio Perez. Perché se a Max una gara succede una sfiga, Perez che dà una mano non c'è più. E pensate un po', potrebbero fare il record di vincere tutte le gare della stagione e tutto questo record è nelle mani di Perez. Passiamo adesso ai Nasca voti. Come sempre un nome, un numero, un giudizio. Verstappen, 10, noioso. Perez, 4,5, il Q3 proprio non gli piace. Leclerc, 6,5, sconsolato. Sainz, 6, spento. Hamilton, 8, doveva impressionare Shakira. Russell, 7,5, sfortunato ma sorride. Ocon, 5, male in qualifica. Gasly, 6,5, benino. Norris, 10, fantastico. Piastri, 9,5, scusa Oscar, mi ero sbagliato. Bottas, 6,5, fregato dalla qualifica. Giù, 5,5, sempre più giù. Alonso, 6,5, salva il salvabile. Stroll, 5, male. Magnussen, senza voto, sempre arrosto. Hülkenberg, 7, conferma. Tsunoda, 6, non ha colpe. De Vries, 5, e lui invece le ha. Albon, 9, brillante. Sargeant, 7, peccato per la qualifica. Verso il prossimo GP e oltre. Budapest, Ungheria. Una pista che in genere ha regalato gare estremamente noiose, dove non è impossibile sorpassare, ma negli ultimi anni, con tutti i casini che sono successi, sono state le gare più belle della storia. Quindi, vedremo una gara noiosa o una gara bella? Tutto dipende dal meteo, secondo me. Se scombina le carte, bene. Se c'è il sole, ci faremo tutti una bella dormita e ci sveglieremo solo per celebrare Max, Super Max.